Grazie, grazie Anna, grazie a tutti voi per essere qui oggi e anche a coloro che ci seguono in streaming. Do peraltro un'indicazione di servizio, abbiamo lanciato un hashtag, appunto, intelligenza collaborativa, che richiama, appunto, facciamolo vedere, appunto, il titolo del libro che oggi presentiamo. Quindi chiunque voglia anche fare delle osservazioni o delle domande può farlo via Twitter, noi poi le raccoglieremo e magari a fine della tavola rotonda le riprendiamo e le commentiamo. Come nasce l'idea di questo libro? In realtà su questo tema dell'intelligenza collaborativa, il lavoro collaborativo, la social organization, io lavoro da molti anni, da prima come manager, poi anche come giornalista per il Sole 24 Ore, come docente universitario e da ultimo come direttore generale di Itrea, che è questo social network di società di consulenza che si sono integrate proprio per proporre alle aziende un supporto in questo processo di trasformazione dai modelli organizzativi, burocratici, gerarchici, comando e controllo, in cui ancora oggi, soprattutto in Italia, moltissime organizzazioni sono legate verso questi nuovi modelli che, sfruttando le potenzialità delle piattaforme collaborative che player come IBM, Cisco, fra tutti, che sono qui oggi rappresentanti, lo stanno immettendo sul mercato, rendono possibile un cambiamento veramente epocale che rappresenta un'opportunità, io credo, imperdibile, non solo per le singole aziende, ma per il sistema paese. Noi abbiamo un nuovo presidente del Consiglio, Enrico Letta, con cui tra l'altro abbiamo anche collaborato proprio agli inizi del suo think tank Vedrò, che dice che l'emergenza oggi è il lavoro. Dobbiamo recuperare produttività, capacità di innovazione, di creatività. Bene, ce l'abbiamo a disposizione questa opportunità. Secondo un celebre studio di McKinsey, il tesoro nascosto del lavoro collaborativo vale 1.300 miliardi di dollari. Allora, io vorrei chiedere, se fosse possibile, l'amico Enrico Letta, ma quante finanziarie ci facciamo con 1.300 miliardi di dollari? Quanti produttività recuperiamo? Quanta capacità competitiva? Quindi credo che veramente questo tema, che non casualmente, un mio amico dice, le coincidenze non sono mai casuali, no? Apre 18 giorni di Digital Festival proprio su questo tema, che non è un tema tecnico, come potrebbe apparire, le social HR, perché la trasformazione della direzione HR all'interno dell'azienda è, dal punto di vista che ho scelto di raccontare nel libro, un passaggio fondamentale, condizione, diciamo, necessaria, per quanto ovviamente da sola non sufficiente, a promuovere questa trasformazione, che prima ancora che una trasformazione, come dire, tecnica, è una trasformazione culturale, di modello cognitivo, di competenze. Ne parlavamo prima, per esempio, con Gianluca Ventura, diffusa all'interno delle aziende. Quindi il ruolo della funzione HR, proprio come direttore tecnico di questo cambiamento, è essenziale. Come quindi ho scelto... Le posso chiedere una cosa? Certo. Così, per animare un po' le... Ogni tanto le interromperò. Perché sennò io vado avanti tipo 6-7 ore anche se sono fatto così. Tanto avremo modo di... Abbiamo tanto tempo per parlare di questo libro e dei vari casi, ma giusto per essere concreti, che cos'è il management 2.0 che lei introduce questo concetto nel libro? Allora, in grandissima sintesi è questo. Noi da più di 100 anni, noi come grandi organizzazioni, media organizzazioni pubbliche e private, siamo legati a un modello che un signore che si chiamava Frederick Taylor nel 1911 ha formalizzato in un volume che si chiama I principi dello scientific management, in cui identificava alcuni parametri che sono diventati poi i parametri chiave delle modalità di lavorare diffusa. Quali sono questi parametri? Il modello cosiddetto comando e controllo, per cui c'è qualcuno che è pagato per pensare e tutti gli altri pagati per lavorare, cioè per eseguire attraverso documenti che ancora oggi si chiamano ordini di servizio, quindi proprio modello comando e controllo esplicitato anche, ma le parole sono importanti, diceva quello là, ed effettivamente lo sono. Divisione per silos organizzativi, quindi è il modello, poi vuol dire, della divisione del lavoro, che risale addirittura ad Adam Smith, no? Per cui ciascuno fa la sua piccola mansione senza sapere quello che fanno gli altri, quindi mancanza di comunicazione all'interno dell'azienda, con tutta una serie di conseguenze che
agli albori del Novecento erano positivi, cioè nel momento in cui si apriva un mercato di massa e delle prospettive anche di sviluppo illimitate, aveva un senso. Oggi sono radicalmente cambiate le condizioni socio-economiche e quel modello non funziona più. Dal mio punto di vista, la crisi economica globale che stiamo vivendo è la crisi di questo modello, del modello dello scientific management. Che è il management 1.0. Che è il management, esattamente, possiamo definirlo 1.0. Il management 2.0 vive su principi che sono esattamente al contrario, sull'emersione, cioè, di quella che nel libro chiama appunto l'intelligenza collaborativa, che è l'antidoto alla, mi si consenta di dire, stupidità diffusa, che è invece il vero, dire, bastione dello scientific management, proprio perché non si è pagati per pensare. E quindi l'inevitabile conseguenza è che la stupidità è quella che regna. Con la stupidità non stiamo facendo grandi passi in avanti. Quindi la mia proposta è: recuperiamo l'intelligenza di tutti e mettiamola in circolo, rendiamola appunto collaborativa grazie a queste nuove piattaforme che rendono questo che fino a qualche anno fa poteva apparire un sogno, un ideale utopico, praticamente realizzabile, fra l'altro a costi estremamente contenuti. Quindi questo dovendo dire una sintesi. Venendo alla tua seconda domanda, e poi lasciare anche la parola agli ospiti, no? Come abbiamo scelto le case history? Devo un ringraziamento in particolare a tutte le persone che sono qui oggi, oltre che a tutti i manager che hanno accettato di commentare con 15 case history ciascuno dei 15 capitoli in cui è articolato il libro, che ha l'ambizione di proporsi con una vera e propria guida strategica ma anche operativa. Cioè, come si fa a passare dal manager 1.0 al manager 2.0? Ecco, noi cerchiamo di illustrarlo. E il primo capitolo è quello in cui, diciamo, si fa una un po' descrizione di quello che è l'assessment organizzativo e culturale necessario a procedere poi nel processo di change management. È commentato da David Bevilacqua, a cui devo, che è vice president, lo ricordo, Europa di Cisco, quindi uno dei primissimi player mondiali, il quale un anno fa mi ha invitato a pranzo, dice: guarda, ricordavo anche prima, ha fatto un grandissimo piacere, io ho letto i tuoi articoli sul Sole 24 ore, tu stai scrivendo la filosofia di Cisco, il capo Europa di Cisco che mi dice che sto scrivendo la filosofia di Cisco, insomma, è stato abbastanza, e mi ha dato proprio lo stimolo a tradurre allora in una guida operativa quello che in questi anni appunto stavo in qualche modo collazionando. E poi tutti gli amici intorno a questo tavolo hanno fatto dei contributi molto importanti, ad esempio Gianluca Ventura, che ringrazio, è il testimonial di un caso di eccellenza, Vodafone, che ha avuto il merito già da 4, 5, 6 anni avviare con anche qualche battuta d'arresto che poi Gianluca racconta simpaticamente nel libro e che poi forse ci vola riproporre, quindi con un classico processo per prove ed errori, sviluppare appunto dei primi modelli e delle prime esperienze concrete. Ma è interessantissima anche l'esperienza di ERA, no? Quindi da una parte, perché IBM, Cisco, Vodafone, dice è facile lì fare queste cose. Ecco, farlo in ERA, che certo forse è la prima azienda degli utilities italiani, ma insomma in Emilia Romagna e non nella Silicon Valley, forse non è così scontato. Allora, il fatto che loro lo stiano facendo e siano disponibili a testimoniarlo in pubblico è forse la prova più concreta che, ragazzi, si può fare se si vuole fare, no? L'articolo di il contributo di Davide si intitola Volontà, è proprio lì, bisogna innanzitutto volerlo, poi si può fare. Ringrazio poi tantissimo Nicola Palmarini, che oltre a essere il capo del brand marketing di IBM è anche l'autore di un libro che ha preceduto il mio, che si chiama Lavorare o collaborare, che traccia un po' il quadro, come dire, filosofico e sociologico di questi nuovi modelli, e in qualche modo io mi richiamo a quello che lui scrive lì, cercando poi di tradurlo, diciamo, in un manuale più pratico. Del resto è giusto, lui è un manager, scrive un libro filosofico, sono nato in filosofia, scrivo un libro manageriale, questo vuol dire la dice lunga. Infatti ormai siamo noti come i fratelli De Rege del lavoro collaborativo, abbiamo un format che si chiama Vieni Avanti Collaborativo, che diventerà presto anche su una web radio, un format, e quindi stiamo lavorando su questo. Quindi grazie a Nicola per essere qui oggi. E ultimo, ma non meno importante, Michele Tiraboschi, che è molto noto, credo che sia il più importante giuslavorista italiano, come sapete è fondatore e direttore del Centro Marco Biagi, che ci aiuta in un ultimo pezzo fondamentale, cioè tutto quello che parlo nel libro e di cui parleremo oggi è molto bello, ma si scontra con un diritto del lavoro che è ancora ancorato a quei modelli ottocenteschi
che, su cui appunto Taylor ha ricalcato il modello organizzativo. Allora, come superare questi vincoli? Come possiamo ripensare, al di là delle polemiche ideologiche, l'articolo 18, eccetera, eccetera, uno statuto e una legislazione che ci aiuti, che ci abiliti poi a fare queste cose? Ecco, Michele su questo è la massima autorità vivente e sono felice che sia qui oggi fra noi.